Daniela, vai con la risposta alla domanda. Allora, ci siamo? Ci siamo, vai. Mi sentite? Allora, intanto vi ringrazio sia Paola che Danilo, saluto tutti coloro che ci stanno seguendo. Io sono reduce da questa maratona del decreto rilancio, abbiamo finalmente chiuso stasera, come diceva anche Laura Castelli, e ci sono stati numerosi emendamenti accolti, numerose modifiche a un decreto già tanto buono, perché già va ad aiutare così tantissimi cittadini. Ovviamente le integrazioni che, alle quali abbiamo lavorato non possono che darci soddisfazione, e come tutte le belle favole portiamo avanti tanti grandi risultati, e poi quella ci cade la mela marcia, e vi racconterò fra pochissimo, diciamo, la piccola delusione che purtroppo abbiamo avuto in commissione a causa di un'opposizione della Lega su un'importante misura che sarebbe stata di aiuto ai vigili del fuoco, perché portavamo appunto avanti assieme anche al sottosegretario Sibilia l'opportunità di alzare lo stipendio ai vigili del fuoco, che si immolano e si sacrificano per noi in tantissime circostanze, soprattutto anche quella dell'emergenza. Purtroppo la Lega questa soddisfazione non ce l'ha voluta dare, e quindi l'emendamento non è andato a buon fine. Però, togliendo questo grande in realtà rammarico, passiamo alle cose belle, e tra queste l'emendamento sulle zone rosse a prima firma Maraia, che ha previsto l'utilizzo appunto di 40 milioni di euro per i comuni che almeno per 15 giorni sono rientrati in zona rossa, e che appunto misura non prevista dal decreto originario, e altre misure importanti, ad esempio quelle nel settore del wedding, un settore dal quale abbiamo ricevuto tante sollecitazioni, che purtroppo si è visto costretto a misure restrittive in questo periodo d'emergenza, e che oggi può contare un contributo di 5 milioni di euro nel fondo perduto. Vado avanti in maniera veloce, vai, così a mo' di elenco. Studenti fuori sede, come diceva prima Laura, è vero che siamo un bel corpo di giovani, ma tra deputati e senatori le occhiaie non risparmiano nessuno, e quindi anche noi purtroppo le facciamo vedere. Abbiamo lottato per questa misura e abbiamo ottenuto i 20 milioni per contribuire alla restituzione delle spese di affitto durante tutto il lockdown. Quindi questa è una misura importante per i giovani, ma anche ovviamente, Daniela, per le famiglie. In aula lunedì, e poi quando, così chiudiamo, quando prevista l'approvazione in aula, secondo te? Io spero che martedì riusciamo a passare a questa giornata fatidica. Ovviamente martedì, mercoledì, quello che sarà, lunedì abbiamo la discussione generale, e penso non avremo grandissime sorprese, anche perché già in commissione, ecco, abbiamo fatto un bel lavoro anche con le opposizioni, quindi questo è il traguardo. E poi aggiungo un'altra importante misura sulla quale siamo stati sollecitati: l'assunzione dei 455 idonei. Chi ci ascolta da Francavilla sa quanto abbiamo lottato per ottenere questa misura. Gli idonei della Polizia di Stato, che erano stati esclusi nella graduatoria, quindi in un bando, e finalmente anche questi ragazzi potranno vedere restituito il loro diritto. Il sostegno agli ex LSU, una misura importante per cui si è spesa sia
la ministra Azzolina e sia la vice ministra Castelli, e che ringraziamo per questo, perché questa categoria nel mondo della scuola riesce finalmente ad ottenere almeno fino a dicembre, per poi lavorarci in legge di bilancio e continuare a tutelarli, il diritto al lavoro a tempo pieno. E ultimissima cosa, un emendamento a mia prima firma, della quale andiamo orgogliosi, soprattutto per il settore della musicoterapia. Io, da docente di pianoforte, ho seguito in prima persona questa misura, che finalmente restituisce un'equipollenza di titoli agli studenti di musicoterapia che hanno ottenuto la specialistica nel Conservatorio dell'Aquila e nel Conservatorio di Verona. Quindi, bella notizia, chiudiamo il tuo intervento con una bella notizia. Mario, vi ringrazio, ragazzi. Grazie tante a te. Ciao, grazie a voi.